Ragazzuoli, benvenuti di nuovo in un altro episodio su Days Gone. Inizio chiedendovi scusa perché gli episodi precedenti onestamente hanno problemi di audio, raga, ma non so dove cazzo vengo. Devi stare muto, dico. Ti deve stare muto. Che cazzo è la sirena? Aspetta, aspetta che mi ha avvisato su una cosa importante. Niente, comunque, i vecchi video, insomma, i video precedenti hanno avuto dei problemi d'audio che ho tuttora, semplicemente perché il mio microfono ha deciso di andare completamente a puttana. Infatti domani in teoria mi arriva il microfono nuovo e spero che comunque le prossime serie, ormai Days Gone è andata come è andata, ma per me è anche, diciamo, la prima serie che cerco di fare, no, meglio. Però mi devo abituare alla vita da YouTuber, ragazzi, ci stiamo provando. Comunque, dai, detto questo, siamo arrivati in un punto dove praticamente dobbiamo contattare O'Brien. Questo perché nostra moglie, Sara, l'hanno rinchiusa e in qualche modo non ci lasciano andare. L'unica soluzione che abbiamo per evadere da qui è chiedere un aiuto a O'Brien, quindi sicuramente verrà con l'elicottero e ci farà scappare da questa cosa, perché dal momento in cui noi scappiamo dalla milizia diventiamo dei disertori, di conseguenza ci aspetta la pena di morte col cappio. Detto questo, io non perderei altro tempo, in vostra assenza mi sono liberato il mondo. Sono liberato qua, avamposti, cazzi mazzi, mi rimangono solo qualche nido e qualche sito della Nero, ma niente di particolare. Quindi io andrei a raggiungere O'Brien. Il ping è già messo, quindi ci vediamo direttamente in zona, a meno che si apre qualche dialogo che potrebbe essere interessante. Poi vi ricordo che la prossima serie che faremo sarà Cyberpunk, che non vedo l'ora di fare. Dopodiché vorrei fare una serie che magari, lo so, sono giochi vecchi, perdonate, però è un gioco che per me è molto importante, raga, perché rappresenta la mia infanzia. È stato forse il mio primo gioco che ho giocato prima di avere il mio primo Xbox 360 ai tempi. Ed è Borderlands 1, raga. Ovviamente faremo Borderlands 1, 2 e 3. Se riesco lo porto pure insieme a Zaxxon. Però bisogna vedere, perché quel tirchio del cazzo, no? Lui per spendere 8 euro di gioco non lo fa. Io vi ricordo in ogni caso che questi giochi, se volete acquistarli e darmi un supporto, allo stesso tempo potete sempre acquistarli sul link in descrizione che vi lascio di Instant Gaming. Tramite il vostro acquisto su quel link io guadagnerò il 3% del vostro acquisto. Ovviamente a voi non vi tolgo un cazzo, semplicemente un supporto bonus che arriva a me. Quindi voi comprate comunque il gioco che avete scontato e io ci guadagno pure qualcosina e vi ringrazio. Detto questo, dai, dirigiamo, porco del suo. Ah, vai a fare il culo. Ah, poi ho cambiato pure l'arma, ragazzi. Ho la pista, sì, perché in vostro assenso ho cambiato le armi. Guardate la mazza che ho dietro. Un bordello, ma poi man mano ci arriviamo. Adesso vediamo cosa ci dice O'Brien, vediamo se ci dà una mano. Perché non lo sentiamo, tra l'altro O'Brien da una vita. Io ho lottato un po' il mondo in assenza di risorse, adesso qualcosina, ho fatto delle orde, devo ancora così alle taglie, il panico. Eccoci qua. Allora, cosa vuoi da me, O'Brien? Sono felice che tua moglie sia viva. Sì, ok, cosa vuoi? Come sai, gli infetti, i furiosi, stanno mutando. Alcuni sono più veloci. Abbiamo messo a uno di loro un bracciale localizzatore. Stiamo tracciando i loro movimenti e monitorando il virus. Ok, cosa vi serve da me? Ora è nel territorio della milizia. Ah, È certo. inavvicinabile. Già, zona protetta, avamposti con RPG. Esatto. Questo cos'è? Quando l'avrai trovato, ho bisogno che tu faccia una cosa per me. Qui c'è il necessario per una biopsia. Servono campioni di sangue e tessuti. Ce la farai? Troverò il modo. Comunque, bella uniforme, caporale. Ti dona? Fottiti. Attenzione. Ci prende pure per il culo. Bello, bello, bello. Sono diventati amici con O'Brien. Cazzo. Se li trovi, avvisami. Diversi di noi qui attendono risposte. Porca puttana, Quindi, raga, che è altro mutato. puoi dirmi del furioso che stai seguendo? Restano parecchi punti oscuri. Sappiamo solo che gli infetti stanno mutando. Si tratta di qualcosa come un salto evolutivo di milioni di anni. Pensiamo che stiano comunicando tra loro attraverso i feromoni, come formiche, api e altri. Sai, eppure a me sembra che tu stia sparando un sacco di stronzate. Pensala come vuoi. Visto il nostro soggetto di studio, cambierai idea. O'Brien, chiudo.
Raga, ma che mi devo preoccupare? Qua c'è una bestia mutata praticamente. Cioè, questo qui è un soggetto Brian, mutato. sono alla caverna e sto per entrare. Voi siete pronti? Sì, è tutto a posto. Oh, cazzo. Chi c'è? Furiosi. Ci sono furiosi ovunque. Ehi, O'Brien, sai che fine hanno fatto i tuoi uomini? C'è un'orda da queste parti. Non ne ho idea, sono scomparsi nel nulla. Ricorda che se li trovi, molti di noi ti saranno grati. Ah, certo, la gratitudine cambia tutto. Comunque, ok, va bene. Vedrò di farlo. Chiudo. Beh, la gratitudine ci può servire invece, dato che poi ci daranno una mano a fare O'Brien, a scappare con quanti Sara. uomini ci sono? Insomma, quanti ne hai persi? Quattro. Quattro uomini, perfetto. Un ricercatore e tre soldati. Dio santo, Brian, che ci faccio qui? Il ricercatore, Coop, è un mio caro amico. Se mi aiuti farò il possibile per aiutare tua moglie. O'Brien, chiudo. Ah. O'Brien, mentre cerco il tuo furioso, dammi qualche dritta, parlami del virus. Sì, insomma, a parte le informazioni che già conosco. In caso di contatto con il virus, la probabilità di contagio sfiora il 100%. Nelle prime settimane quasi tutti i bambini sotto i 12 anni sono morti. Colpa del rapporto tra la pubertà o la sua assenza e la risposta immunitaria. Anche quasi tutti gli ultra sessantenni sono deceduti. I loro organismi non sono stati in grado di gestire le repentine mutazioni a livello cellulare. Tutti gli altri infetti si trasformano al mutare dei geni. Il problema è che il virus muta a ritmo esponenziale. Lo so, non fai che ripeterlo, ma che significa? Significa che il soggetto infetto, il furioso che stai cercando, è diverso da qualunque altro. Abbiamo rilevato e identificato più di 12 mutazioni. 12 12. mutazioni. Sì, ed è solo l'inizio. Non crederesti alle schifezze che abbiamo visto. Beh, in realtà ci credo. St. John, chiudo. Attenzione, raga, 12 mutazioni, ma che non so cosa aspettarmi, onestamente. Oh, qua c'è un membro della Nero. Ho delle tracce. Oh, oh. Che diavolo era? È andato giù veloce. Me lo aspettavo diverso, onestamente, però c'è tipo il Brian, pelo. Oh, del un altro cherosene, una dei tuoi. flashbang. HS Patterson. Ok, grazie per avermi avvisato. Non l'hai chiesto, Brian. Chiesto cosa? Se fosse vivo o morto. Non risponde alla radio da 12 ore. Tutte le loro radio sono mute da 12 ore. Non serve chiedere. Però grazie dai. Per l'aiuto. O'Brien, chiudo. Ah, come lo raggiungo? Vorrei trovare il modo di qua. Scendere. Sì, Ah, sì. ecco, perfetto. Qua si scende, ah, devo eccone andare. uno. Un altro Grazie. razzo. Portano Sì, qui. è la direzione giusta. Tracce portano qui, ma non vedo. Sì. Oh. Ha un bello aspetto. Minchia di colpi che ci sono, attenzione. Cazzo, Raga, ma io qua mi aspetto, non lo so, una boss fight. Cos'è? Eppure una trappola, questa potrebbe servirci. Brian, ho trovato l'ultimo dei tuoi. Ma non ho trovato le altre due. Ricevuto. Oh, è vivo, è vivo. Aspetta, è ancora vivo, aspetta. Ehi, Cooper, Cooper. Ehi, guardami, guardami. Sono qui per aiutarti, capito? Cooper! Cooper, rispondi! Sono... mi spiace. Sono morti. Tutti morti. Andiamo. Oh, Gesù. Che succede, Deacon? Cooper! Ha le gambe rotte. Non muoverti, sta con lui. Mando un'altra squadra. No, no, no. La mia tuta è andata. Non ce la faccio, voglio parlare con Jen. Chiamate Jen, subito! Cooper, chi vi ha attaccato? Cos'è successo qui? Era veloce. Ci ha colti di sorpresa.
mandato un furioso a fare questo? L'ombra. L'ombra. Cooper! Cooper, mi senti? Jane! Sono qui! Ti sento! Non pensavo che avrei sentito ancora la tua voce. Ascoltami! Ti riporteremo a casa, ok? Hai capito? Coop! Jane, è stato bello sentire la tua voce. Portala via da qui. Loro hanno delle famiglie ancora, eh? Ricevuto. O'Brien chiudo. L'ombra. Capisci, raga, mi sto un po' cacarellando. Porca. Dio, raga. Con che cosa ho a che fare qui, O'Brien? Porca puttana. Ah, vabbè, ma no. I ragazzi del laboratorio lo chiamavano Ombra. L'ombra forse è un dispositivo di... Raga, tre colpi. Prendilo. Possiamo usarlo per tirarti fuori. Cosa? Come, O'Brien? Con gli infrarossi possiamo seguire i movimenti dell'orda. Prendilo. Guardalo però quanto è mutato. Sì, però me l'aspettavo. Che cazzo ne so, minchia. Tre colpi, raga. Ah, oh, Cristo. Dimmi, come cazzo ha fatto a uccidere quattro persone? È un po' più resistente degli altri. O'Brien, ho i tuoi campioni. St. John, via da lì. Cosa? Va via da lì subito. Arriva un'orda! Cazzo, lo scherzo! No, minchia! Merda, si stanno avvicinando! Aspettate, raga, cazzo fa! Cos'ho come diversivo? Un attrattore esplosivo potrebbe servirmi. Ma dove sono? Io li sento, ma non li vedo. Fatte? Vabbè, non era un orde, cioè, rispetto a quello che penso io, orde, porca di quella puttana, non vedo un cazzo. Attenzione. Mi carico, ok, mio caricatore. Oddio, ma ancora qua ce ne sono. Fatto? Vabbè, ma cambia il mitra, porca di quella puttana. Dai. Ce la posso fare, ce la posso fare, raga. Fatte. Fatti, fatti. Il panico, il tremarello. Cristo, Brian. Ah, stavo raccogliendo le cose. Sì, ce l'ho fatta, non grazie a te. Trasmetto le coordinate. O'Brien, chiudo. Quindi, ok, abbiamo preso sti tessuti. O'Brien, sono morti in quattro per questo. È valsa la pena? Ma che diavolo dici? Erano miei uomini. Non c'è bisogno te ne che vai mi ricordi. In giro volando su un elicottero sopra l'incubo, poi strisci nel tuo comodo bunker sotterraneo, dove accidenti sei tu. Tu non sai come funziona qui fuori, quanto costa questa sopravvivere. Sono... Conoscevi quegli uomini, Cooper. Non avevano idea di cosa li aspettasse, ma tu sì. Vero? Eh? Vero! Chiamami quando tu e tua moglie siete pronti per l'elicottero. Forse stavolta ci salirai con lei. Attenzione, pure con la batosta.
Missione completata, quanto costa sopravvivere? Il ricordo aumenta. Attenzione ragazzi, fa interessantissima, quindi adesso possiamo andarcene, cioè possiamo ritornare all'avamposto. Mica, però dai, ci siamo fatti un'orda così. Abbiamo ucciso quell'ombra lì. Non esattamente me l'aspettavo qualcosa di più, però ci sta secondo me che non sia OP, perché magari più avanti ne incontriamo molti di più di quelli lì. Magari insieme saranno un problema, alla fine era uno da solo, pur sempre una persona mutata che è sempre gli spari. Ci sta comunque che lo tengono sempre su un realismo da un certo punto di vista. Non è che possono fare uno zombie che minchia Godzilla. Poi ho fatto anche confusione tra gli episodi. Allora, com'è andata? Non ho trovato di meglio. Ah, qua in vostra assenza, raga, vi ricordate il lettore MP3? Ecco, gliel'ho portato. Oh, fratello, sei un vero eroe. Come no? Grazie. Ti serve altro? Hai bisogno di... Certo. Caporale St. John, hai tutto il mio rispetto. Io e te siamo fratelli. Fratelli un paio di cazzi, ma va bene. Comunque, gli abbiamo portato il lettore MP3, quello che dovevamo fare. C'era un'orda, raga, mi sono levato la vita per prendere questo lettore. Dai, l'ho fatto in vostra assenza pure questo. Sono missioncine così principali, ma stupide, ma non le reputavo così importanti. Oh, l'ombra della notte, se avanzi nella storia ti saranno temporaneamente precluse le regioni a sud. Ah, quindi il ritorno verso nord. Che cosa accade? Attenzione, raga. Ho avuto una rivelazione. Sì, signore. Ieri notte un gruppo di reclute si è unito ai nostri ranghi e ha prestato giuramento. Vengono da lontano, da est, ovest, sud e nord. E il loro arrivo qui, proprio adesso, non è una coincidenza. Portano notizia di altri campi, come quelli a sud, che abbiamo purificato. No, raga. Campi pieni di degenerati, ladri, assassini e tossicomani. In che senso? Cioè, raga. Essi sono una minaccia per tutti. Oh, sei pazzo, ogni pazzo. Giorno, viviamo all'ombra della morte. Ma non possiamo imputare le tenebre alle orde di furiosi che ci circondano. Loro esistono per volontà di Dio. Loro incarnano il castigo di Dio. No. No. Non sono i furiosi a minacciare la nostra esistenza. Sono gli uomini come noi. E come Noè, prima di noi, abbiamo costruito un'arca per il genere umano, così da salvarne il sapere e per poter rifondare la nostra civiltà al termine del diluvio. Ma in quest'era, al crepuscolo del mondo, Dio non ha innalzato gli oceani dai loro letti perché potessero trascinare via i dannati. Non ci sarà nessun dannato battesimo dell'acqua! No! Perché questa volta noi siamo il diluvio! Noi siamo gli araldi destinati a battezzare il mondo con il fuoco! Colonnello, lei è completamente pazzo scatenato! Una guerra santa contro i peccatori che hanno osato scatenare l'ira di Dio. Ma chi sono queste persone, raga, però, eh? Per scovare i depravati e purificarli. O'Brien, sono St. John, rispondi. Ti dicevo, spero tu sia pronto perché ci siamo. Non si può più aspettare. Dammi le coordinate. Fatto. Attenzione, raga. Al centro di Crater Lake, nel campo di Wizard Island. Hai disattivato gli RPG? Merda, ancora no. Vado subito. Chiama quando hai fatto. O'Brien, chiudo. Vero, dobbiamo disattivare gli RPG, cazzo. Ma dove... Io non li ho mai visti, questi RPG. Devo arrivare agli RPG. Dove? Dove saranno? Ah, le torri. Sì, dove saranno sulle torri. Gli RPG. Minchia, raga. Esatto, circolare. Ma attaccare altri campi? Cazzo, è solo questo? Portami da mangiare, già che ci sei. Là. Avanti, certo. Maledetto.
Cazzo ho fatto? Devo tornare da Sara. Vabbè, l'ho disattivato. Ok, raggiungi il laboratorio di Sara nella lab. Tenente Whittaker, mi ricevi? Diavolo, resisti, arrivo. Non puoi montare la guardia o quello che è da fuori? Sono gli ordini, devo tenerla sempre sott'occhio. Allora fanculo agli ordini. Ehi, badia come parla. Le cose stanno cambiando qui. E se prova a disobbedire... Bravo, Dico, levati dai coglioni, lascia stare mia moglie, figlio di una grandissima mamma ripugnante. Controlla anche fuori. Tutto ok, siamo soli. Okay. Qual è il piano? Il piano è fare i bagagli, andiamo. E come? Ci sono guardie ovunque. Ti fidi di me. O'Brien. Ci sono. Siamo diretti al cono, abbiamo una sola chance. Ricevuto, O'Brien chiuso. Chi è O'Brien? Dove andiamo? Non c'è tempo, hai preso tutto, non si torna indietro. Sono pronta, andiamo. Stammi vicino e se vedi qualcuno. Non so se hai letto il biglietto. Sì, grande. Sì, perché nel biglietto c'era scritto, mi pare, non ho smesso di... Brian, e come ci farà di uscire? Di pensarti, di amarti. L'ho trovata grazie a lui. Era il soldato della Nero presente la notte in cui ti ho messa sull'elicottero. Della Nero? Oh, merda, Weaver! No, minchia. No, quella! La bombola! Bene. Ci ha visto? Mi stai ascoltando? Concentrati sul lavoro! Quella bombola! Quella lì! Ok, vai, vai! Ci ha fatto il cenno! Ci sta aiutando! Bravo, Weaver! Non me l'aspettavo da lui, onestamente, perché era un po' un pezzo di merda e voleva nostra voce. Altre guardie. Ok, ora aspetta qui. Che faccio? Ehi, forza! Aggiriamoli. Ok. O'Brien, il tizio sull'elicottero della Nero, vieni qui. Sì, ascolta, è una lunga storia, ti racconterò tutto più tardi. Volano ancora? Cavolo, dicono, allora hanno risorse, laboratori, equipaggiamento. Certo, sicuramente è così. Senti, puoi chiederlo a O'Brien quando lo vedrai. Un'altra guardia. Un attimo, lo distraggo io. Vai, vai, vai. Attenta. Aspettate, raga, un attimo che... Avevo i filtri Nvidia, li ho appena disattivati perché appesantiscono il gioco inutilmente. Che stai facendo? Mi spiace, signora, questa zona è... Adesso sei mio! Ah, porca puttana, fallo girare, non puoi parlare con Sara mentre guardi me, figlio di puttana, dai. Attenzione, guarda. Oddio, cos'hai volato? Minchia, la giubbotta di proiettile abbiamo fatto. Un'altra volta. Le sacche delle munizioni. Sta attenta. Lei li distraevo. Oh. Ben fatto. Perché bollano cose? Ci siamo quasi. La minchia, Sara, c'ha le mani pesanti. Dai. Di rivedere Boser. Quindi, vuoi venire con me a Lost Lake? Credevo fossimo diretti alla Cloverdale. Sì, certo. Intendevo che ho voglia di vederlo. È come un fratello maggiore. È difficile legare al giorno d'oggi. Aspetta. Lo distraggo io. Chi va là? Soldato, qui per favore. Signora, qui è vietato. Dubiti di me, soldato? Vedi cosa... Mamma mia, raga, questo mi stava sgamando. I am Nane. C'è un TikToker che fa così, raga. Ok, randaggi. Dai, siamo quasi fuori. Sì, ok, ci siamo. Siamo al cono. Ok, vedi la luce del sole. Aspetta. Aspetta, in effetti un paio di cazzi, ma è notte, Sara, che cazzo stai vedendo? Perdonami. Che luce vedi? Quale sole hai visto? Ma che cazzo, raga, dai. Che ti fanno un gioco perfetto e si perdono qua. Perfetto. Perché non c'è? Dov'è O'Brien? Arriva subito, vedrai. Ora dobbiamo... Oh, signori, questa è la sommità del cono. Da qui si gode una vista mozzafiato. Oh, wow. Oh, tenente. Ho pensato di mostrare l'isola a questo gruppo di nuove reclute. Stiamo per scendere all'arca, perché non viene con noi? Signori, vi presento il tenente Whittaker. Dirige una squadra di ricerca che tenta di produrre veleni efficaci contro i nemici. Oh, no! Traditore! Aspetta, no, stai indietro! Ma che cazzo? Thank you.
No, raga, ma... Matt, stavo cercando di dirlo. Non l'ascolti! Quest'uomo è un assassino, ma una spia. Ricorda il campo di cui le parlavo. Mi conosci, Matt. È stato Elon Mike, il capo di Lost Lake, a mandarlo. Ah, no, non è vero. Non ho mai visto questo stronzo in tutta la Deve mia fidarsi vita. Di me, colonnello. Basta! Va avanti. Sto ascoltando. Le assicuro che lui è una spia. Matt, è fuori di testa. E poi non lo conosci neanche. No, si è inventato dal nulla. Eppure da quale ministro di campo sarei stato mandato? È questo che lei pensa, che come si chiama? È tutto vero. Gli faccia scoprire la schiena. Cosa? Ah? Facci vedere. Basta, silenzio! Non lo ripeterò. Che bastardo, Skidmado. Ora scopriremo la verità su questa faccenda. Non dirai falsa testimonianza contro il prossimo tuo. Capitano Curi, era l'ottavo o il nono comandamento? Non ricordo esattamente. Dimmi cosa hai visto e non mentirmi, ragazzo. Lo scoprirei. Al campo di Lost Lake ha assalito una donna. Ma che cazzo! Caporale! Lui era a torso nudo e gli ho visto un tatuaggio. Ce l'ha sulla schiena. È tipo un disegno satanico. Una specie di cane, un cane morto che spezza una catena usando le zanne. L'ho strappato da lei. Ma era ubriaco, sembrava un demonio. Ma che cazzo stai facendo? Non crederci. Io non ho ucciso nessuno, la verità è che... Faccia scoprire la schiena e vedremo chi è il bugiardo. Mi dispiace, colonnello, è una vera follia. Voltalo. Tra l'altro davanti alla nostra moglie, raga, sta dicendo queste cose. Questa era la scena di quando eravamo con Ricky. Addosso l'effigie di Cerbero, guardiano dell'Ade. Appropriato per un uomo emerso dall'inferno della criminalità. Ma tu non sei Cerbero, non è vero? Di con St. John. Non deve credere. Ti nascondi dietro. Io non ho ucciso angelici. Nessuno, la verità è che... E che quel bastardo è stato bugie. Cacciato dal campo, tu mi ascolto! Dai, ma... Dice tu, tenente? Che strano che tu fossi con il randagio quando è arrivato l'elicottero della Nero. Non capisco di cosa parli, colonnello. Eri in un campo della Nero invaso dai mostri. Da quanto tempo ci stai spiando? Da quanto? Matt, te lo giuro, ti giuro. Altre io... bugie! No, vado, raga. No! Ci posso aspettarmelo. Perché il tradimento è nella loro stessa natura! Ma un ufficiale! Colonnello! Sono stato io! Oh, sono io! Colonnello, sono io che ho mentito. Ho una radio in tasca, può guardare lei stesso. Li ho chiamati io. E poi ho mentito. Ho mentito al tenente. Gli ho detto che... mi serviva aiuto per controllare un carico. Ma in realtà pensavo di prenderla in ostaggio. Dico St. John, randaggio, mi ricevi? Qui è la Nero. Randaggio, sono O'Brien. Mi dispiace. Il caporale St. John non è disponibile. Come? Chi parla? Madò, dai, raga. A volte... la ricerca della verità... esige il sangue di vittime innocenti. Mi dispiace, mia cara. No, raga. Madonna, mi meno male. Minchia, raga, ho sudato freddo. Libera il soldato Sarkozy, giusto? Sì. Sarkozy. E tu, Curi, chiudi in cella questo randagio. Domani alle 7:00 sarà sottoposto a processo e sarà impiccato. Tenente, chiudiamola qui. Il lavoro ci attende. Vieni. Voglio saperne di più su questo Lost Lake. Sì, signore, mi chieda pure. Tenente! Prego. In piedi. Forza. No.
No, senza parole, raga, porca puttana. Beh, cazzo siamo? Allora sei sveglio. Reagisci anche. L'incubo non ti ha spezzato. Ma ci ha salvati o no? Non siamo legati, non siamo in cella. Il tatuaggio. Un cane morto con una catena. Non è molto comune. Sai, ho fatto qualche ricerca che ti riguarda. Non so, volevo chiarezza. L'abbiamo requisito al tenente al suo arrivo al campo. E scommetto che è tuo. Sì, è mio. E tua moglie non era, Beth? No, non lo era. Hai vagato mesi e mesi per trovarla? Sì. Mi hai chiesto perché? Molto semplice. Penso che chi passa le pene dell'inferno per trovare la sua signora non merita di finire appeso a una corda. Mamma mia, grazie. Ma guarda qua il capitano Cole. Aspetta, aspetta un attimo. Volete aiutarmi? Ma rischiate tutti di finire alla forca. Ormai è deciso. Il colonnello ha perso la testa. Guerra santa, genocidio, è pura follia. Ok, allora qual è il piano? Andiamo a est. Sì, per arrivare a Reno. Unisciti a noi. No. Non puoi tornare indietro, ti spareranno a vista. No, non posso andarmene senza di lei. E devo avvertire Iron Mike e gli altri. È troppo tardi per questo. Perché? Stanotte hanno ripulito il passo di Santiam. Cosa? Un convoglio è partito all'alba, diretto a nord. Oh, merda. Minchia, se c'era Boozer. Sicuro che non vuoi venire? Sì, sono sicuro. Buona fortuna, dico a St. John. Porca puttana, raga, è un grande questo. Ehi, Curi. La sera del giuramento ho detto al colonnello che odiavo la vita militare, ma forse non sarebbe andata così male se fossi stato agli ordini di un uomo come te. Mamma mia, applausi, raga, per sto gioco. I brividi. I brividi. Forse non è. Non me l'aspettavo, raga. Io pensavo che questo qui c'era qualcosa sotto con mia moglie per via dell'anello. I brividi. Questo gioco ti cambia. Ti cambia in un modo incredibile. Guarda come hanno fatto svoltare una storia. Bene. Minchia, qua ho preso tutto. Vabbè, io ho tutto il mio equipaggiamento, in poche parole. Perfetto, quindi lui ci ha ridato tutto. Dove siamo in questo momento? Siamo a Fanculandia. Mamma mia, guida fino all'accampamento di Lost Lake, ragazzi. Devo tornare a Lost Lake, verso nord. Devo salvare Boozer e salvare Ricky. Iron Mike. Posso salvare Sara. Non posso aiutare lei, ma posso salvare loro. Beh, in effetti, se già hanno mandato, hanno attaccato un convoglio. Io non mi arrendo. Troverò il modo, tornerò a prenderti, lo giuro su Dio, tornerò da te. Qui. Invece stavolta stiamo liberando quest'area che non saremmo potuti passare per via della milizia. C'è stato un caso che siamo entrati qua nella milizia perché abbiamo salvato i due dall'idrofobo. Resisti, Boozer. Arrivo. Minchia, raga, speriamo di non trovare brutte sorprese. Porca puttana, pieno di check-in. Vabbè, ma che mira, raga. Sono morto. Ok, ho liberato il passaggio, raga, e ho fatto bene a lottare tutto quanto, perché qua si trovano tipo granate, perché ci sono degli accampamenti militari, quindi consigliate, troviamo già granate, cose così, manco a farcele noi. Era libero, la milizia l'ha ripulito. Grazie, schizzo. Minchia, schizzo di merda. Allora, io spero che muoia veramente, cioè se sto gioco si finisce senza che muore schizzo non è un gioco fatto bene. Cioè, guarda come si sono spinti verso nord, però in teoria è finita. Rispondi, Boozer, dai. Sei tu? Sì, oh, Boozer. Eddie, porta dentro i feriti. Boozer. I feriti. Dick, è bello sentirti, fratello. In questo momento ci saresti utile. Portateli dentro! Muovetevi, maledizione, su! Attacchi!
arrivando, Boozer, ci sono quasi. Schizzo, Schizzo è lì, Boozer. Ti sta cercando. Stanno entrando dal cancello. Su, avanti! Che venga, Dick. Lascia che venga. Mamma mia, Schizzo di merda. Dai, Boozer. dai. Azione. Guardali come li stanno Ricky. Attaccando. Lost Lake, rispondete, Ricky. Iron Mike, rispondete. Ehi! Si ritirano! Se ne vanno! È fatta! Dov'è Schizzo? Qualcuno ha visto Schizzo? Sì, alla grande! Addosso, non fateli scappare! Ammazzateli dal primo all'ultimo! Dove cazzo è Schizzo? Abbiamo inviato un gruppo, ma nessuno l'ha visto. Forza, su, andiamo! Tranquillo, quello stronzo è già nostro. Dick, grazie al cielo, andiamo. Ricky, che succede? Iron Mike, gli hanno sparato. No. No, raga, dai. Ehi, culo pesante, ero venuto per chiederti di andare a pescare, servono provviste. L'hai trovata? Hai trovato la tua signora? Sì, Mike, è qui fuori. È qui? Sì, sai, io non ce l'avrei mai fatta senza di te. Ok. Che notizia? Voglio conoscerla. Deve essere eccezionale. Se è sopravvissuta come la mia Elizabeth. Ok. Tieni, Mike, prendi questa. No, non la voglio. Basta. Ecco, tranquillo. Io mi sbagliavo, Dick. No, insieme possiamo farcela, Mike. Appena ti sarai rimesso in piedi, noi... Io mi sbagliavo. No, mi sbagliavo. Fai tutto il possibile. Per proteggere il campo. No, Ricky. Mamma mia, raga, i brividi. Sì, sono qui, Mike. Sono qui. Mike. Pizzo di merda, raga. Mamma mia, quanto odio verso quel personaggio. Non è semplice dirlo, ma Mike è morto. Lui voleva fermare Schizzo e riportarlo qui, e come ha sempre fatto, lo voleva convincere. Ma... Ok. Sì, smettetela! Ora basta! Non è un elogio funebre! Mike non l'avrebbe voluto! Non perdiamoci in chiacchiere, perché gli uomini che abbiamo ucciso oggi, beh, ne rimangono altri, molti altri. Io li ho visti, sono stato al loro campo. E quando torneranno qui, vi faranno a pezzi, senza pietà. O ci proveranno. Se noi non li attacchiamo prima. Ehi! Ehi, silenzio! State zitti! Ascoltatelo. Iron Mike era suo amico, quindi dovete fidarvi di lui. No, hanno ragione, non posso farlo. Io non sono Iron Mike, sono solo un randagio. Va bene. Allora vai. No, io non voglio scappare. Senti. Ok, io e Boozer di venire alla baracca.
Ok, l'ho trovato in un bunker di survivalisti. Aspetta, sì, sì, ci servirà un camion, grosso come un autocarro da cantiere. Dobbiamo riempirlo di fertilizzante. Nitrato di ammonio. Già, combinato con un centinaio di galloni di creosoto. Un camion bomba al fertilizzante, è il tuo piano? Oh mio Dio. La milizia ha convertito l'isola in una fortezza. Ci sono dei civili nelle grotte, ci sono operai e altri superstiti che il colonnello riteneva inadatti al servizio. E poi l'armeria e il presidio al cancello principale. Attacchiamo lì e potremmo colpire la milizia dritta al cuore. E invece sarà? Lei è nelle caverne che il colonnello chiama Arca. Ma come fai a sapere che i soldati non uccideranno gli altri e Sara e tutti i civili? Io non lo so, ma so che l'esplosione scatenerà il caos in ogni angolo del campo e spero di entrare e portarla fuori prima che si organizzino. Sentite, non si tratta più solo di Sara. Il colonnello ha dichiarato guerra ai sopravvissuti e ha messo in piedi un vero e proprio esercito. Iron Mike e gli altri hanno già perso la vita a causa di questo conflitto. E noi faremo la stessa fine se non colpiamo per primi. Non ho mai detto che fosse un buon piano. Infatti è un piano del cazzo, Dick. Sei con me, fratello? Oh, non vedo l'ora. Ok. Ma da soli non abbiamo speranze. Sì, ok, d'accordo. Se ci sono volontari, radunali all'ingresso sud. Mm-hmm. Così al momento dell'esplosione si concentreranno sul cancello principale. Ok, serviranno delle scorte. Voi siete matti. Mamma mia, raga. Bello, bello però. Signori, io per questo episodio vi saluto qui. Nel prossimo episodio penso che ci sarà la resa dei conti. Vediamo che succede. È stato un piacere per me, noi ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto da Slay, Capobianco, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao per me!